Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, buona domenica. Nuova sbarbata. Oggi andiamo di mano libera. Allora, facciamo un po' di preparazione rapida, rapida. Apriamo l'acqua, aspettiamo che si riscaldi e così ci inumidiamo il viso e mettiamo il pre-barba. Oggi invece dei soliti pre-barba che ho usato nell'ultimo periodo, quindi il ProRaso, la Noxzema, usiamo l'olio, facciamo una prova con l'olio da barba. Scusate, lo scaldabagno ci mette un pochettino, ecco qua, a scaldare. E utilizziamo l'olio da barba della ProRaso con la profumazione Wood & Spice, la stessa della crema da barba e della cera da baffi. Linea nuova della ProRaso. Questo olio, per chi porta i baffi a manubrio, è suggerito per, se si usa soprattutto la cera ProRaso, prendiamo ancora un po' di olio, è suggerito per da mettere sui baffi, da stendere sui baffi per evitare quei fastidiosi residui bianchi che la cera da baffi della ProRaso lascia sul pelo. Sapete, la cera da baffi della ProRaso è estremamente cremosa. Quando secca tende un po' a cartonare il baffo e quindi se non è stesa bene il baffo rimane sporco di bianco. Mettiamo via, mettendo due gocce di olio sui baffi prima di stendere la cera, in realtà ci si mette un po' di più a lavorare la cera in modo che tenga in forma i baffi, ma si ha un effetto meno rigido, meno cartonato del ricciolo, del manubrio e soprattutto si ha meno residuo bianco, quindi il baffo appare più naturale. Ci sciacquiamo un attimo, ci laviamo la mano dall'olio. Barba di 3 giorni, ragazzi. Ho qualche pelo che si è un po' siede qua sotto, già incarnito nella gola, a livello della gola, per cui non mi aspetto una rasatura completamente esangue, però che ci dobbiamo fare? Tant'è, chiudiamo il nostro olio da barba della ProRaso Wood & Spice, eccolo qua, molto buono, il profumo mi piace in modo molto particolare. Sapone, Abate di Lamantia, Matteo 9:11, sapone delle feste, le feste natalizie, per via del suo profumo alla mirra, molto buono. Ci mettiamo un po' d'acqua calda per ammorbidirlo, anche se in realtà non serve tantissimo perché sapete che i saponi di Abate di Lamantia sono saponi in pasta di sapone, in realtà, quindi abbastanza cremosi. Pennello da barba. Nero Ardesia Luxury Shaving della serie Murano, manico in vetro di Murano. Qui c'è il marchio di qualità, di garanzia del materiale utilizzato. Ciuffo sintetico con nodo da 28, quindi un bel bestione. Pennello questo caratterizzato da un discreto backbone, per cui abbastanza indicato anche per montare e caricare saponi duri. Come rasoio utilizziamo il Dove Special 6 ottavi, eccolo qua, il mio primo amore, il mio primo rasoio a mano libera con il manico in plastica, simil tartaruga, che l'amico Alessandro Pistoia ha recentemente riaffilato su pietra giapponese e quindi lo andiamo un attimino a ravvivare sul palmo della mano. Pietre giapponesi che prima o poi vorrei procurarmi anch'io, anche se in realtà ultimamente ho molto poco tempo, perché danno effettivamente una rasatura, cioè un taglio, una lama molto più dolce. Vediamo adesso come si comporta questo dopo, soprattutto su una barba di qualche giorno. Bagniamo bene il ciuffo del nostro pennello Nero Ardesia con l'acqua calda,
Ragazzi, questo è l'ultimo video verosimilmente che farò senza figlio. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti voi per gli auguri, le felicitazioni che mi avete mandato in questi giorni e perché avete continuato a crescere, quindi il canale comunque sia, nonostante la mia lentezza nel produrre il video, continua a crescere. Insomma, abbiamo ampiamente superato i 2300 iscritti, quindi insomma cominciamo a diventare veramente tantini. E poi comunque insomma le manifestazioni d'affetto sono veramente tante e vi ringrazio. Colgo già l'occasione per scusarmi del fatto che probabilmente per qualche tempo sparirò veramente dalla circolazione, perché dovrò abituarmi un po', dovrò riorganizzarmi un pochettino con l'arrivo del bambino. Ecco qua ragazzi, allora, guardate come il sapone risponde subito molto bene all'azione del pennello e come il pennello si carichi immediatamente. Ecco qua. Pennello abbastanza rigido, per cui vedete favorisce un bel montaggio del sapone e un bel massaggio alla barba, permettendo così al sapone e alle sue sostanze emollienti di arrivare fino alla pelle, quindi passare bene sotto il pelo. Sciacquatino alle mani. Ho fatto il giro di sapone perché ho le mani ancora un puntine, non vorrei mai che la lavandina scappasse e diventa poi un bagno di sangue. Oh ragazzi, sta cosa della paternità, tanta roba, un po' d'ansia adesso, ora che uno ci pensa, l'ultimo weekend di libertà prima di avere il figlio, poi in effetti è vero, uno dice però cominciamo. Ecco qua, vedete che il rasoio fa il suo bel lavoro. Tutti mi chiedono, sei pronto? No, non credo si possa essere pronti. Soprattutto quando si tratta del primo figlio, perché poi ha tante cose nuove da fare. Vedete come canta il rasoio e come scorre bene, l'infilatura su pietre giapponesi, come vedete. Qua è già saltato via un puntino, questo ve l'avevo detto. Forse un pelo meno confortevole rispetto alla rasatura fatta con le stesse pietre dalla stessa mano sulla fontana, quindi sul rasoio vintage. Questo però è un fatto che dipende dal tipo di acciaio.
Il nuovo special che sto usando adesso è sicuramente un rasoio nuovo. Un rasoio nuovo, dicevo, con un acciaio al carbonio, perché è un acciaio che si ossida, però fatto in modo industriale e con dei criteri moderni, mentre gli acciai carboniosi dei rasoi vintage, forse per un contenuto maggiore di carbonio, tendono a essere dei rasoi un po' più dolci, quindi può darsi per questo che la differenza di rasatura, di sensazione di rasatura sulla pelle sia data non tanto dalla pietra utilizzata o dalla tecnica utilizzata, perché in questo caso siamo con una costante, stesse pietre, stessa mano, quella di Alessandro Pistoia, quindi comunque di una persona esperta. Cambia però il tipo d'acciaio e la sensazione poi sulla pelle, quindi vuol dire che la discriminante principale è proprio la lama, la costruzione della lama. Seconda passata, vedete che il pennello è rimasto bello carico, il sapone di abate di Lamantia. Molto buono, questo aroma un po' dolce, da proprio della mirra, molto buono, con olio di dattero per favorire la scorrevolezza dei rasoi. Va bene. Guardate cosa c'è sulle mani, questo indicare che il pennello è bello saturo, eh? Va bene, passata del pelo obliquo, mano sempre leggera. Graffietto anche qua davanti. C'è da fare, io devo farmi la barba una volta, un giorno su, un giorno no, tutti i giorni, non posso fare, se no mi riempio di peli. Che si incarniscono. Vedi che si incarniscono, che danno poi questi puntini rossi qua, che non è che siano dei tagli, però fastidiosi, eh.
Ecco qua, per l'obliquo. Fatto. L'importante è tendere la pelle, naturalmente, ricordatevi che la rasatura sia con il rasoio a mano libera che con il rasoio di sicurezza, il cosiddetto double edge, richiedono un minimo di tensione della pelle per permettere alle lame di scorrere bene nel modo ottimale, che poi scorrono lo stesso anche senza tendere alla pelle, naturalmente, però rispetto alle lame moderne che hanno tutte queste fasciature, queste strisce più o meno, come dire, adesive che favoriscono l'attrito per tendere la pelle, che è una follia, una contraddizione in termini, perché la lama deve scorrere, se c'è un qualcosa di gommoso, di siliconico che ti tira la pelle, rischi proprio, vabbè, non entriamo in merito, anche perché anche recentemente su una pagina Facebook ci siamo scontrati un po' con chi ritiene che la rasatura tradizionale sia una cosa per dei fanatici. Io onestamente non amo prendere molto parte a queste discussioni. È un fatto di gusti, per me la rasatura tradizionale, secondo me la maggior parte di quelli che si sono avvicinati alla rasatura tradizionale nell'ultimo periodo è perché hanno trovato nella rasatura tradizionale il giusto equilibrio che permette loro di radersi senza tanto, insomma, il contropelo. Ci hanno trovato nella rasatura tradizionale il giusto equilibrio per potersi radere senza problemi di irritazione, perché tutti abbiamo più o meno lasciato i multilama, i plasticoni. Perché avevamo problemi di irritazioni o disturbi vari nel farci la barba, per cui si finiva per farsi la barba una volta alla settimana, che magari era anche brutto da vedere. Accanto solo la rasatura tradizionale ha dei difetti, non è che sia perfetta, dei difetti, perché bisogna metterci un pochettino per imparare, insomma. Che si usino i rasoi a mano libera, i rasoi di sicurezza o di sciavetta. Vedete come scorre bene la lama?
sul mento. Questo è merito del fatto che la lama del rasoio taglia bene, e questo grazie ad Alessandro Pistoia. Il fatto che il sapone di Abate di Lamantia montato da un pennello di alto livello riesce ad esprimere il meglio di sé e quindi a fare il suo lavoro. Dicevo, la rasatura tradizionale ha dal suo canto, se quella invece, come dire, moderna può creare irritazioni, fastidi e dicendo, la rasatura tradizionale ha tutta una serie di difficoltà. Bisogna imparare una tecnica nuova, bisogna sperimentare per trovare, sono sporcato col sapone, sperimentare per trovare la lama giusta, il rasoio giusto, imparare un po' i movimenti, sicuramente forse un po' più lenta, però è concepita come un po' anche una coccola, quindi se dura poco che divertimento c'è? Insomma, ci bisogna mettersi sì un po' prima di giudicarla. Scusate, mi sciacquo la faccia. E ci mettiamo l'allume di rocca. 22 minuti tra una chiacchiera e l'altra abbiamo fatto la sbarbata, quindi vuol dire, grandi prodotti favoriscono una rasatura più rapida e più confortevole. Vabbè, devo cambiare la luce, comunque qualche piccolo pizzicore qua sotto, ma non è una novità. Lì avete visto, poi mi sono saltati via un paio di brufolini, per cui dopo special 6 ottavi punta tonda affilato su pietre giapponesi da Alessandro Pistoia, eccezionale, forse un po' meno confortevole del Fontana affilato dalla stessa mano con le stesse pietre, ma questo è un problema proprio della lama che è fatto in un modo diverso, quindi grazie comunque Alessandro per la tua opera. Neoardese Luxury Shaving, manico in vetro di Murano, ciuffo sintetico con nodo da 28, buon backbone, un pennello, devo dire, estremamente performante, molto bello, molto originale nella sua idea di avere questo manico in vetro. Fa benissimo il suo lavoro, ideale per montare anche saponi duri direttamente in ciotola, scusate, in face lathering, perché appunto ha un backbone molto molto marcato. Niente vede di usarlo in ciotola con soddisfazione. Ultimo in ordine, ma non per certo per importanza, Matteo 911 Abate di Lamantia. 10 lode, sapone dalla fragranza molto delicata, lievemente dolce, arricchito con olio di dattero, permette uno scorrimento della lama, l'avete visto anche nei punti un po' più complicati, fantastico, e quindi ottimo, secondo me, peraltro come profumo un po' per tutte le pelli e per tutte le stagioni, forse meno per quella calda, ma la stagione fredda e quelle di mezzo, un evergreen che va sempre considerato. Bene, mi tolgo la lume di rocca e ci mettiamo il dopo barba. Bella sciacquata, come vedete la pelle va bene, non ci sono segni di irritazione, forse un minimo qua sotto, ecco, ma poca roba, che quarantina di minuti, mezzo a 40 minuti passano. Anche qui sfatiamo un mito, cioè non è che la rasatura deve essere per forza, quando è senza irritazione vuol dire che la pelle deve restare sempre per forza del colore normale senza un minimo di arrossamento. L'arrossamento non è necessariamente indice di un errore tecnico o di un materiale scadente. Ricordatevi che per quanto eseguita con attrezzi eccezionali, materiali di prima scelta,
con una tecnica da maestri, la rasatura è e rimane, rimarrà sempre, che sia tradizionale, moderna, elettrica, quello che volete, un fatto traumatico per la pelle. E la pelle di tutti risponde irritandosi un pochettino, chi più chi meno, arrossandosi un pochettino, chi più chi meno. L'importante è che l'irritazione sparisca in tempi utili. Niente vieta che uno abbia il segno rosso sotto il collo o nei punti dove è più delicato, finita subito la rasatura. Però se poi questi segni devono restare mezza giornata, c'è un problema. Se dopo mezz'ora la pelle si è iniziato a ripararsi, questi arrossamenti spariscono, vuol dire che la rasatura è stata fatta in modo corretto. Come dopo barba, grattiamo il fondo del barile col Floyd, il mio aftershave, uno dei miei, forse il mio preferito, se non addirittura il mio preferito, che come vedete lo uso molto. Purtroppo ormai siamo qui a grattare il fondo del barile, vediamo cosa viene fuori. Sì, qualcosa c'è, urge comprare Floyd nuovo. Eccoci qua. Una doccia di Floyd, come mia abitudine, come tanti colleghi, come dire, wet shaver, sono un drogato di aftershave e ci faccio il bagno. Un altro che come me fa il bagno negli aftershave è l'amico Mauro di Lernia, quindi mi capisce sicuramente molto. Il Floyd è per me uno degli aftershave migliori che ci siano, è un prodotto che sta andando incontro a tutta una serie di modifiche sia nel colore che in parte nella composizione. L'azienda, che è spagnola, ve lo ricordo, ha fatto delle scelte di mercato, non dico discutibili perché non mi permetto di entrare in questo tipo di argomento, però che fanno un po' soffrire gli appassionati. Insomma, il Floyd The Genuine, quindi quello che sto usando io adesso, che è il principale aftershave della casa Floyd, che è quello che ha il profumo un po' talcato, che ricorda i barbieri di una volta, è stato un po' modificato, il colore è diventato, non mi ricordo più, forse è diventato un po' più chiaro. Non ho ancora provato, quindi non so dirvi se è meglio o peggio. Io so che questo, che è ancora fatto con la vecchia formulazione, ha come dire, la possibilità di essere estremamente emolliente, di spesso correggere di per sé, pur essendo su base alcolica, delle irritazioni senza bisogno di usare creme da mettere dopo. E quindi è un prodotto di per sé cosmetico, nel senso che proprio guarda al benessere della pelle, oltre che alla disinfezione e alla profumazione. Hanno scelto di sospendere la produzione del Floyd Blue, quello diciamo più estivo. Io ne ho ancora una bottiglia che è poco più di metà e che centellino, perché adesso quei pochi Floyd Blue che ci sono in giro li si trovano in rete a dei prezzi bestiali. Ho visto gente che vende a 80 euro una bottiglia di Floyd Blue, che adesso va bene, a me piace molto il Floyd Blue, è una fragranza non da tutti amata, ma 80 euro per un dopo barba, è vero che sono bottiglie grandi da 400 ml, ma non le spenderò mai. In compenso, il Floyd Vigoroso, che fino a qualche anno fa in Italia era assolutamente introvabile, bisognava importarlo dalla Spagna, quindi comprarlo con dei prezzi anche di importazione doganale abbastanza alta sui mercati online, quindi su eBay, su Amazon e via dicendo, adesso in Italia invece si trova con una certa facilità. Ha una fragranza anche questa che non a tutti piace, molti la descrivono come una fragranza fresca perché è mentolato. In realtà è vero che è mentolato, ma secondo me, almeno al mio naso, ha un retrogusto un po' più speziato e io per esempio lo apprezzo molto di più nella stagione fredda che non in quella calda. Restano tutti prodotti di grande qualità, non so la nuova formulazione del Floyd Genuine com'è, se rimane al pari con gli altri oppure no, però rimane comunque un must da avere chi è appassionato di rasatura tradizionale. Basta, abbiamo fatto un po' di chiacchiera, 29 minuti e 57 secondi, quindi ormai mezz'oretta di sbarbata insieme. Vi lascio andare, ormai è ora di pranzo, quindi vi auguro un buon appetito con le vostre famiglie, con i vostri cari, una buona domenica pomeriggio e soprattutto delle buone sbarbate. Alla prossima, ciao!